Buongiorno, buongiorno, benvenuti e apriamo ovviamente questa rassegna stampa mattutina qui da Teleambiente. Oggi, martedì 14 novembre, ieri è accaduto quello che vedete alle mie spalle. Credo che quel lunedì 13 novembre rimarrà ovviamente negli annali dello sport e anche della storia non solo sportiva nazionale. Ovviamente tutte le prime pagine dei giornali ne parlano, ne parleranno. Noi dedicheremo buona parte di questa rassegna stampa a quello che avete capito, l'eliminazione dell'Italia dai mondiali. Poi spiegherò anche perché abbiamo voluto comunque sottolineare e anche enfatizzare questa cosa, perché è una eliminazione che va al di là del fatto sportivo, di questo cercheremo di capirlo insieme. Vedete la stampa? La stampa apre con l'Apocalisse azzurra, la foto, è proprio la fotonotizia d'apertura, vedete Buffon piangente che abbraccia Bonucci, ci sono stati attimi anche diciamo, molto intensi rispetto all'eliminazione e alla reazione dei giocatori. Mondiali addio, vedete poi sotto una caduta quasi mai vista, quasi perché accadde 60 anni fa e quindi giustamente la stampa dice torniamo indietro di 60 anni, poi i due riguardatini dedicati ai due diciamo mandanti di questa apocalisse, tutti a casa e un calcio da rifondare e poi per la FIGC vanno in fumo 100 milioni e quindi questi sono i due argomenti che adesso immediatamente il giorno dopo ci fanno ragionare, ci fanno pensare tutti a casa perché poi oltre al danno sportivo c'è il danno erariale di 100 milioni persi e per una federazione che perde per un CONI che ogni anno lucra 420 milioni allo Stato. 420 milioni che noi dobbiamo dare al CONI perché loro organizzino le manifestazioni sportive, perdere 100 milioni è un danno erariale che io spero e vorrei che poi qualcuno in qualche modo anche da questo punto di vista affrontasse il tema. La stampa ci dà poi una di quelle notizie che troveremo nelle altre pagine dei giornali, che adesso vi dico e poi dopo la affronteremo meglio, apertura di Renzi, ma dalla sinistra arriva il primo no. E qui c'è il dibattito sia elettorale, sia all'interno della sinistra, sia all'interno, diciamo, delle coalizioni che si vanno creando. Passiamo al Corriere della Sera e vedete anche il Corriere della Sera, c'è questa bella foto. Di drammatica direi di Buffon al fischio di chiusura dell'arbitro e ovviamente c'è Massimo Gramellini, consivista, col suo mattinale Il Caffè che ci dice azzurro tenebra perché veramente è sprofondo azzurro, no? E poi Mario Sconcerti che ci racconta come sia possibile vivere, andare, trovarsi senza mondiale 60 anni dopo. Vedete che anche il Corriere della Sera regala la stessa identica apertura, diciamo quasi in fotocopia rispetto alla stampa. Renzi apertura alla sinistra, Bersani dice è tardi. Poi un'altra notizia appare che affronteremo dopo. Tari, rischio aumenti per ripagare la spesa dei rimborsi. Ricordate la vicenda della Tari che avevamo detto ieri, che erano stati fatti male i conti e quindi ci dovevano restituire i soldi? No, il Corriere della Sera ci dice state attenti che se ve li restituiscono dovete ripagare di più. Quindi forse è il caso che se li tengano, questa è l'analisi. Lasciamo il Corriere della Sera, Repubblica. Andiamo su Repubblica e vedete, tutti e tre i giornali marciano allineati e compatti. Fotonotizia, sempre Buffon, che diventa l'icona, ecco, diciamolo al terzo giornale di seguito, diciamo, Buffon diventa l'emblema, l'icona, quella foto che noi ci porteremo avanti nel tempo e anche fra 50 anni voi troverete. Parlando di questo avvenimento, troverete Gigi Buffon piangente. Non trovate immagini piangenti, state attenti, non trovate immagini piangenti di giocatori che vennero eliminati a Belfast in una notte nebbiosa quando lì perdemmo 2-1. Foto di questo genere non ce n'erano. Uno perché non mai si sarebbe pensato che l'Italia lì perdesse, mai in quella nebbia neanche le foto furono scattate nel dopopartita. Questa foto di Buffon diventa invece l'emblema di questa disfatta. E infatti dice Repubblica, disfatta azzurri, mondiali senza Italia, il pianto di Buffon, abbiamo fallito. I due riquadrati,
fondamentali di Repubblica dedicati ai due mandanti di questa devastante sconfitta. Nessuna scusa per Tavecchio. Tavecchio, vattene, per cortesia, vattene. Questo è il senso di Repubblica. Commissario alla catastrofe è Ventura, commissario alla catastrofe è un'eufemia per dire un incapace messo nel posto dove non doveva stare. Quindi i due responsabili, secondo Repubblica, sono appunto Tavecchio, presidente federale, presidente diciamo per ingordigia federale, e l'incapace di turno, il commissario alla catastrofe è Ventura. Vedete che anche Repubblica fa la stessa apertura e scelta di spalla, perché il titolo vero è La sfida di Renzi, allarghiamo il PD, il gelo di Bersani. Quindi praticamente ieri abbiamo detto che c'era la direzione del Partito Democratico e tutto questo è quello che ne è uscito. Un'altra notizia però ci aggiunge a quelle che avevamo dato prima, Repubblica, il naufragio dei bambini siriani, lo ricordate? Quel naufragio ha una svolta perché vanno a processo due alti ufficiali per omissione di soccorso. Fu una strage terribile, una strage che ancora ci lascia colpiti. Allora io direi, sull'icona che abbiamo detto, su questa devastante sconfitta, su il segno di un'Italia che torna indietro di 60 anni, e poi le ne parleremo di questo, e sul pianto di Buffon, io credo che sia giusto andarsi a sentire Gigi Buffon a caldo, le sue dichiarazioni, il suo pianto di rotto, subito, immediatamente dopo il fischio dell'arbitro. Eccoci qua, allora. Non è facile, Gigi. Finisce una storia bellissima, iniziata 20 anni fa. Ci viene da chiederci com'è stato possibile. No, dispiace per non aver, non per me, dispiace perché, per il movimento, dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante e di conseguenza niente. Questo è l'unico rammarico che ho e non certo quello di finire perché alla fine il tempo passa, è tiranno ed è giusto che sia così. Dispiace che l'ultima partita, diciamo, ufficiale sia coincisa con una non qualificazione mondiale. Non è facile adesso mettere a fuoco perché è successo. Forse abbiamo sottovalutato tutto l'impegno complessivamente. Abbiamo avuto l'illusione che fosse facile, non lo era. No, quello no, quello non abbiamo sottovalutato niente perché chi gioca queste partite, chi le ha giocate sa cosa vuol dire affrontare queste squadre, sa cosa vuol dire, sa quanto dispendioso sia fisicamente recuperare un gol a livello mentale, a livello psicologico, e quindi sottovalutato non sicuramente, probabilmente non si è riusciti a esprimere il meglio, ecco, di quello che avremmo potuto fare. Quello sì. Cosa ci è mancato secondo te? No, ci è mancato l'energia e la lucidità per fare gol. Però alla fine loro hanno fatto una gara come quella dell'andata, è stato uno spareggio che si è deciso per degli episodi, che a loro sono andati bene, a noi sono andati male, però quando ti vanno male gli episodi è perché probabilmente hai delle colpe, quando ti vanno bene vuol dire che è meritato. Il calcio italiano non giocherà il mondiale, non vivremo il mondiale da protagonisti, ma c'è ancora un futuro per il calcio italiano, ripartendo da questa sera. Non è facile, ma c'è ancora futuro per questo calcio. Ma sicuramente, il futuro c'è perché noi abbiamo orgoglio, abbiamo forza, siamo testardi, siamo caparbi e dopo delle brutte cadute troviamo il modo di rialzarci. E quindi lascio sicuramente una nazionale di ragazzi in gamba che faranno parlare di loro, compresi Gigione, Donnarumma e in questo caso anche Mattia Perin, che sono sicuro non mi faranno rimpiangere. E poi volevo dare un grande abbraccio a tutti, a chi mi ha sostenuto sempre,
al mio Chiello, al mio Banza, al mio Leo, al mio Lele, a tutti quelli con i quali abbiamo condiviso più di 10 anni. Edo, faccio un grande in bocca al lupo a questi ragazzi che ci hanno seguito. Non è bastato, però spero che almeno a livello di esempio qualcosa si possano portare dietro. Sai che l'Italia cerca un capro espiatorio e lo troverà nel CT? No, assolutamente no. No, come ho detto prima, lo sport insegna a perdere in gruppo e a vincere in gruppo, a condividere le gioie e i dolori, a dividersi i meriti e i demeriti. E quindi il mister ha le colpe che abbiamo noi e che hanno tutti coloro che hanno fatto parte di questa spedizione. Beh, una intervista che ha quasi il sapore drammatico, perché francamente in quella suspense, in quel climax che si era creato subito dalla partita, riuscire ad avere la lucidità mentale nella disperazione di Gigi Buffon, che vedete piangente, è qualcosa appunto che rimane di unico anche nella gestione dello sport, di come noi spesso vediamo lo sport e pensiamo a questi giocatori super miliardari. Qui vedete ancora l'immagine e credo che l'abbiamo voluta mandare tutti, perché credo che questa sarà una intervista che rimarrà appunto scolpita lì appunto su YouTube con milioni e milioni di accessi. Adesso vorrei vedere, però è giusto vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport, eccolo qui, la prima pagina della Gazzetta dello Sport, anche qui la foto di Gigi Buffon, e qui mi pare che senza parole, no? Fine, the end direbbero i Doors. Oggi la musica è quella di Jim Morrison, the end, è finita. Italia senza mondiali dopo 60 anni, e quindi mi pare che questo non meriti ulteriori commenti. Vediamoci, passiamo velocemente alle altre pagine dei giornali, vediamo come l'hanno presa, mi pare ci sia il Messaggero adesso, eccolo qui, vergogna nazionale. Qui si comincia a passare alla vera invettiva, cioè qui diciamo il giornale entra nell'emozione del tifoso, entra nel sentimento del tifoso, del cittadino, di chi è stato lì davanti, uno share altissimo poi della televisione. Vergogna nazionale, il titolo della foto è Italia fuori dai mondiali dopo 60 anni. C'è un interessante approfondimento di Mario Aiello che dice: quella squadra improvvisata, metafora di un paese diviso, che mi convince moltissimo. Io continuo a dire, molti hanno un approccio sul calcio e sullo sport un po' diciamo snobistico e pariolino, mettiamola così, dico questo termine perché comincio ad annunciare anche un'intervista molto interessante che manderemo. Il calcio è veramente una metafora della società civile e mediamente i successi del calcio arridono alle società felici, alle società che stanno vivendo un momento felice. Fa bene Mario, poi ne parleremo magari di questo aspetto, ma è raro, e questa mia disamina, questa mia affermazione nasce da una disamina storica nel tempo. Il Brasile che vinceva era una nazione felice, l'Inghilterra che vinceva era una nazione felice, la Spagna che vinceva, e che guardate che dopo questa vicenda della Catalogna sicuramente non vincerà più, vinceva quando era un paese felice. L'Italia, anche in questo ci dice questa eliminazione, è un paese diviso, è un paese che cerca la propria identità e non la trova, è un paese non felice. Questa è bravissimo Mario Aiello e lo ringrazio. Il giornale, il Messaggero ci dà anche tre notizie, vedete testatina alta la vicenda di Brizzi, del molestatore seriale, parrebbe così, la Warner sta per accantonare il suo film. Le pensioni, che è l'altro tema interessante, importante, sconto sui contributi per lasciare prima di 67 anni, ma i sindacati continuano a dire di no e fanno bene secondo me. Poi la sinistra divisa è quel tema lì che vi dicevo, no? Che c'è sempre, sia la coalizione, ma Bersani dice no, è molto freddo. Lasciamo il Messaggero e qui troviamo l'invettiva finale. Andate a lavorare, dice il Tempo, con tutte le fotine dei giocatori. Vedete braccia e piedi strappati all'agricoltura, alla vanga, lo vedete, tutte le fotine che partono da
Ventura e arrivano fino a Gabbiadini. Qui manca Tavecchio, che è il grande mandante. Io sotto la vanga ci metterei Tavecchio. Andate a lavorare. La partita della vita contro la modesta Svezia è un'agonia. Ed è giusta questa parola che è stata individuata. Squadra molle, senza idee, 90 minuti inutili in attacco, tutti colpevoli, ci dice il tempo, che lasciamo. Come vedete, qui siamo all'invettiva e qui vedete anche una storia che è sottesa a questa. Vedete che si sta rifiutando De Rossi. Questa è un'immagine, vedete, gli stanno dicendo riscaldati per entrare. Ecco, quando si dice andare tutti a lavorare, qualcuno però capiva quello che stava avvenendo, De Rossi. Adesso vediamoci l'intervista a De Rossi, se siamo d'accordo, per capire come giustifica, come spiega questa affermazione, questa sorta di ammutinamento. Noi abbiamo questa abitudine di fare riscaldamento, tre per volta, e poi dopo 5 minuti cambia un altro, poi dopo 5 minuti vanno altri tre. E niente, no, dicevo soltanto dobbiamo vincere, dobbiamo fare gol, mandate gli attaccanti a scaldarsi, poi ci mancherebbe, io sto sempre a disposizione, cioè, ho Insigne lì vicino, forse ho fatto il nome di Insigne, non lo so, ma insomma il prof è una persona squisita, non ce l'avevo assolutamente con lui. E poi mi sono scaldato, e anzi, mi sarebbe anche piaciuto entrare, ma era giusto un discorso tattico. Forse non stava a me dirlo, e insomma, spero che non si sia visto niente di brutto. Non mi... Quindi vedete, quando il tempo dice andate a lavorare, i giocatori capivano quello che avveniva. Qui c'era al timone un uomo, Ventura, in stato chiaramente confusionale. Questo va detto, chi l'ha messo lì è colpevole in primis, perché è chiaro che ha dato il timone del comando a uno che, se ha guidato una Topolino fino al giorno prima, gli puoi dare le chiavi della Ferrari? Cosa accade? Va a sbattere, è andato a sbattere. Passiamo al giornale, andiamo veloci. Fuori dal mondo, delusione nazionale. Però fuori dal mondo, che è giusto, ma c'era una persona che noi tutti stavamo fuori dal mondo, se n'è accorta prima. Noi ieri non l'abbiamo mandata l'intervista, per scaramanzia. La mandiamo adesso, è l'allenatore della Ternana, Pochesci. Andiamo a sentirci dopo la sconfitta a Stoccolma, cosa dice Pochesci l'altro ieri. Non siamo come l'Italia, che andiamo a Svezia, siamo pure menà. Oltre che una squadra dei profughi, ci siamo fatti anche menà, e ora stiamo andando a casa. Una volta l'Italia menava e vinceva, adesso c'è meno e pianiamo. Ecco la differenza tra il calcio italiano. Ha portato tutti i stranieri in Italia, è successo questo, che non c'è più un italiano che mena. Andiamo in Svezia e ci menano. Siamo diventati tutti pariolini. Il calcio italiano è finito, pariolini. Usciamo anche da sto mondiale. Per paura, siamo andati in Svezia, abbiamo avuto paura. Non si può giocare con la paura. Se io vedo la mia squadra che gioco con la paura, io più me ne vado e ci metto un altro più coraggioso, perché può darsi che io gli ho trasmesso paura. Ma veramente abbiamo perso con chi? Oh, stiamo andando fuori dal mondiale, perdiamo tutti, eh? Perdete voi giornalisti, perdiamo noi addetti ai lavori, perde l'Italia. Ci siamo svegliati. Dobbiamo cambiare le regole. Le primavere sono fatte tutte da stranieri, basta! E il calcio è fatto agli italiani, questo è il campionato italiano. Se no, no, fa il campionato europeo e mondiale. E qui ogni mese ne esce uno, oriundo, mettiamo dentro, va, oh. Ma andate a strappare gli italiani nei campionati di Serie D, di Serie C, e dategli l'opportunità. Vedete quelli come sono. Se noi mettiamo una squadra di Lega Pro contro la Svezia, vincevamo. Vincevamo perché la Svezia vale una squadra di Lega Pro. Di Lega Pro. Per la paura. Quando c'è paura che succede? Che te fai? Autogol. Quando c'hai paura ti fai autogol. Quando giochi con la paura, senza tirare in porta. Oh, ma questi mo ci vanno sta fino a lunedì con sto pensiero che usciamo fuori dal mondiale, ma è una vergogna, eh? È una vergogna, avete sentito l'analisi di Pochesci, che è sembrata a molti un po' macchiettistica, alla luce di quello che è accaduto, è un'analisi lapalissiana. Anche la palisse si rivolterebbe oggi nella tomba e sbiancherebbe. Hanno mandato in campo una squadra senza nervo, senza convinzione. Questa è tutta responsabilità della federazione, tutta responsabilità dell'allenatore, che non ha saputo insinuare, immedesimare, raccontare, forgiare questa squadra, spiegando cosa sarebbe accaduto. L'allenatore
svedese sapeva che si doveva difendere e doveva menare, dovevano picchiare, dovevano metterla sul fisico. E poi, come ha detto Pochieschi, quando hai paura esce l'autogol. E questo è stato. Siamo stati eliminati da un autogol che non siamo riusciti a ribaltare neanche in questa San Siro, piena di 80.000 persone, perché tutto possiamo dire a tutti. L'Italia ha fatto tutto quello che poteva, San Siro era una bolgia, non c'è stato niente da fare. Aveva ragione Pirlo a dire, puoi andare anche in 80.000, ma gli 80.000 non segnano, il gol non lo fanno. Chiudiamo questa vicenda. La notizia che mi passa Gianmarco Spito è che il signor Tavecchio si prende ancora 24 ore per decidere. Te ne devi andare! Passiamo al manifesto. Numeri civici. Vedete, i numeri civici sono le polemiche interne alla sinistra, perché i raggruppamenti civici di sinistra legati a Falcone, alla Falcone, e che dovevano vedersi al Brancaccio, pare non ci vadano. Quindi continua questo dibattito francamente preoccupante e melenso all'interno del centro-sinistra, perché ci deve essere, come c'è il centro-destra, un'alternativa di centro-sinistra. La notizia importante del manifesto è che il naufragio dei bambini siriani, quella vicenda straziante, il GIP non archivia, determinante il ritardo nei soccorsi e quindi nuove accuse su due ufficiali. Lasciamo il manifesto, andiamocene al Fatto Quotidiano. Vedete, qui ritorna la vicenda della Consip, la ricordate Consip, e che finisce poi sempre a Renzi e passa per Banca Etruria, un'email in cassa dei vertici dell'Arma, sapevano dell'inchiesta del 23 giugno. Vedete la vignetta, Renzi finge di aprire e il PD si inchina ancora. E qui continua la vicenda PD, sinistra, Bersani, sentiamo cosa ci dice la deputata del PD Ascani su questa storia. L'unità del centro-sinistra non si costruisce a partire da una sommatoria di formule, si costruisce sui programmi, sulle cose che vogliamo fare insieme. Quindi prima di tutto ci dobbiamo preoccupare del lavoro per i giovani, del sostegno a chi non ce la fa, dell'investimento sulla scuola e sulla cultura. Tutte cose che i nostri governi hanno cominciato a portare avanti e che dobbiamo portare avanti insieme per fermare l'avanzata delle destre. Rimanendo, quindi vedete, mi pare che ci sia un muro contro muro, che non fa bene a nessuno. Il fatto sulla testata, sopra la testatina, ci ricorda la vicenda del processo ai due ufficiali che nel 2013 perdevano tempo per lasciare i soccorsi in mare a Malta, storia straziante che abbiamo già dato. L'interno del Fatto Quotidiano ci dà l'altra notizia importante: ora tagliamo i vitalizi, ci sarebbe un accordo PD Forza Italia, io la vedo dura, ma non lo fanno, dice, ecco perché, e ce lo spiega. E poi il Fazio flop. L'avevamo detto ieri, Fazio ha voluto il dopo partita dell'Italia per cercare di recuperare lo scherma. Il dopo partita dell'Italia, ragazzi, è stato di una tristezza a cui la tristezza di Fazio era irraggiungibile. Per quanto Fazio volesse essere triste, c'è una tristezza che lo sovrastava e Giletti ha prevalso. Andiamocene adesso al Tempo. Vedete, il Tempo ha fatto due copertine, quindi c'è stata la ribattuta. Taci, il nemico fa sconti, fa ascolti. Giletti boom, quindi grande vittoria di Giletti, che per il Tempo guadagna anche l'apertura del giornale, mentre sotto vedete un Campidoglio senza la bandiera d'Italia, senza la bandiera rossa dell'Impero Romano e del Campidoglio e di Roma. Sul pennone del Campidoglio non sventola più, era rovinata e mai cambiata. Raggi senza bandiera. E questa è un'altra bella notizia. Passiamo al Libero, il quale ancora ci dice di questa morte a San Siro, su cui tanto abbiamo dato, e c'è un attacco imprevedibile, imprevisto di Libero a Tajani, presidente del Parlamento Europeo, ex leader poi di Forza Italia. Tajani all'assalto dei nostri portafogli, il Parlamento dell'UE assetato di soldi. Il presidente dell'Assemblea di Strasburgo, uomo Forza Italia, chiede di introdurre nuove imposte. Quindi guardate un po' il dibattito anche dentro il centrodestra, che livello ha preso, perché se poi Berlusconi non fosse candidabile, un nome spendibile poteva essere Tajani, vedete che il Libro mette le mani avanti. Passiamo all'Avvenire, siamo in conclusione, vedete pensioni, trattativa all'ultimo round, c'è questo tentativo di evitare gli scioperi che i sindacati e la CGIL ha minacciato sulla vicenda dell'età pensionabile. Vedete, il governo dice 300 milioni e sconto per 15 categorie. Credo che però
appunto qui l'accordo si farà, perché c'è un tavolo di trattativa abbastanza efficiente. Poi vedete anche l'Avvenire su Renzi, che apre a sinistra e si becca un no a Pernacchia, e allo Ius Culture Ora, quindi praticamente negli accordi su cui Renzi sta spingendo entra anche la possibilità di fare lo Ius Culture, una delle leggi che giacciono al Senato. Ultimo, penultimo giornale, andiamo al Foglio, che ancora vedete, editoriale d'apertura, Renzi il federatore apre a tutti ma prova a dividere la sinistra. E qui vedete l'interpretazione sottile del Foglio, c'è un'apertura di Renzi, ma non è per l'unità complessiva, ma a dividere la sinistra, perché lì sapete le tante anime, Pisapia, appunto i civici, i tre partiti della sinistra, e quindi questo sarebbe, sarebbe anche uno degli obiettivi sottesi. La notizia interessante del Foglio, che la vedete, eccola qua, voti nulli, elezioni non valide in Sicilia. Ci sono, stanno partendo tutti i ricorsi sugli impresentabili, molti di questi non avrebbero presentato l'autocertificazione prevista dalla legge Severino. Se venissero bocciate quelle neanche eletti, neanche nominati, ovviamente ci sarebbe tutta una rivisitazione dei voti e dei collegi. Volete vedere che finisce così anche in Sicilia? Va bene, lasciamoci col Sole 24 Ore. Il caos Tari si allarga anche alle imprese, quindi vedete, questa era l'altra notizia, rimborsi possibili subito sulla tariffa gonfiata di garage e cantina, quindi chi aveva garage e cantina sappia che molto probabilmente lì c'è stata una tariffa gonfiata. Vedete anche incontro con la MEI continua, c'è quel riguardatino, eccolo qui, eccolo, tutto questo qui. Brexit, l'industria teme il salto nel buio, gli inglesi stanno veramente in un mare di guai. E qui ci congediamo con la rassegna stampa mattutina, vi ricordo quello che è accaduto, e richiudiamo con la stessa immagine disperata di tanti giocatori italiani che hanno fallito la qualificazione ai mondiali. La notizia è che domani il signor Tavecchio riunirà il Consiglio federale, in cui non parteciperà Ventura. Credo che dovrebbero ammettere molto semplicemente la loro inconsistenza. Vedete, l'Italia è un paese avanzato, sviluppato, un paese avanzato e sviluppato, presente e offre scenari avanzati e sviluppati anche nel calcio. Questi due, no, Tavecchio e Ventura, hanno dimostrato di non essere in grado di competere, di essere rappresentativi di un paese sviluppato. Sono rappresentativi solamente per la capacità di inchiavardarsi alle poltrone nella loro personale ingordigia, Tavecchio nella loro personale incapacità, Ventura incapacità che anche di Giovanni Malagò, presidente del CONI che non sorveglia, anche di quel ministro fantasma, l'ectoplasma Lotti, che sta lì per grazia ricevuta. Detto tutto questo, vi salutiamo, appuntamento a domani, rassegna stampa di Telambiente, ci trovate su telambiente.it.